Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria. Sono numeri positivi per quanto riguarda la nostra regione che per il secondo giorno consecutivo fa registrare il doppio zero, zero nuovi contagiati e zero nuovi decessi. Vediamo i particolari nel servizio. L'Abruzzo fa registrare il secondo doppio zero consecutivo. Come nella giornata di ieri, infatti, anche quella di oggi, zero nuovi contagi e nessun nuovo decesso causa Covid sui 737 test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Il numero dei contagiati rimane così a quota 3309, così come restano ferme a 464 le vittime. 28 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 0, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 125, meno 1 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2692 sono i dimessi e i guariti, più 3 rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2681 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 153, con una diminuzione di 3 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 110.863 test. Del totale dei casi positivi, 229 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1592 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 3 casi non è indicata la provenienza. Cambiamo argomento adesso perché il governatore Marco Marsiglio si dice al fianco dei sindaci del cratere sismico per chiedere al Premier Giuseppe Conte di inserire nel decreto legge semplificazioni misure per la ricostruzione. Anche il commissario straordinario Giovanni Legnini chiede un pacchetto sisma. Noi vediamo il servizio di Giuseppe Dintino e poi l'intervento durante il TG6 delle ore 14 del presidente dell'ANCI Abruzzo, nonché sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Ricostruzione al palo e l'emergenza Covid di certo non semplifica la situazione. I sindaci del cratere sismico sono in protesta e minacciano di restituire la fascia tricolore. Il governo è inadempiente e lontano anni luce dai problemi dei cittadini. Questa è l'accusa del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che si dice al fianco dei sindaci. La polemica scaturisce dal fatto che nel decreto semplificazioni, atteso nelle prossime ore sul tavolo del Consiglio dei Ministri, non ci sarebbe traccia di interventi a favore della ricostruzione. Marsiglio spinge affinché i provvedimenti siano inseriti direttamente nel testo piuttosto che presentati sotto forma di emendamenti. Gli emendamenti infatti dovrebbero essere sottoposti ai passaggi in Parlamento e quindi attendere la conversione in legge del decreto stesso. È giunto il momento di dare risposte concrete ai sindaci, al territorio, ai cittadini, incalza il governatore. Marsiglio ha inviato diverse lettere al Premier Conte che vertono sia sul terremoto dell'Aquila che su quello del Centro Italia. Il governatore chiede misure finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione, sia pubblica che privata, e di garantire nuove assunzioni di personale negli uffici speciali. Anche il commissario straordinario Giovanni Legnini chiede un pacchetto sisma. Secondo Legnini occorre stabilizzare il personale precario e prorogare i contratti, collegare il sisma bonus con il contributo per le case lesionate, prorogare lo stato di emergenza e dare poteri veramente straordinari al commissario, almeno per le opere più complesse. Queste misure, infatti, non erano state inserite nel decreto rilancio, che al termine del passaggio alle Camere sta per essere convertito in legge. Adesso è importante insistere affinché siano varate al più presto, ha dichiarato Legnini, a meno di 2 mesi dal quarto anniversario del primo dei terremoti che hanno sconvolto il Centro Italia. C'è stato un passaggio importante con l'approvazione del decreto sisma alla fine dello scorso anno, ma in realtà le disposizioni di cui noi abbiamo bisogno non erano state inserite. Questo pacchetto sisma, che riguarda in particolare le disposizioni di semplificazione, misure straordinarie della stiamo vivendo, sono quelle di cui abbiamo bisogno. Abbiamo chiesto di inserirle all'interno del decreto
rilancio o del decreto semplificazioni, decreto rilancio ovviamente in fase di conversione, o nel decreto di semplificazioni subito da parte del governo. C'è stato il primo round che è andata male, diciamo, perché utilizzo questo termine per non dire altro, perché hanno di fatto non discusso questo pacchetto, questi emendamenti. Ora c'è la nostra richiesta forte di inserirlo subito all'interno del decreto legge semplificazioni, richiesta da parte di tutti i sindaci che insieme al commissario, questo è molto importante, questo sostegno che reciprocamente i sindaci tutti del cratere attraverso le ANCI e il commissario straordinario stanno spingendo per poter raggiungere questo obiettivo. Non deve essere necessario dopo 4 anni dai primi eventi sismici costringere i sindaci quasi ad elemosinare norme di cui siamo tutti consapevoli, abbiamo tutti contezza, che sono fondamentali, sono l'unica possibilità per poter sbloccare finalmente la ricostruzione, soprattutto la ricostruzione pubblica, perché il commissario con l'ordinanza 100 sulla ricostruzione privata, devo dire, e lo ringraziamo, ha dato un impulso importante di cui vedremo i frutti a breve. Sulla ricostruzione pubblica abbiamo una situazione che è intollerabile, noi abbiamo anche il problema delle ATER, quindi edilizia pubblica e residenziale, che incide in modo pesante sulle famiglie, senza parlare ovviamente delle scuole e degli edifici strategici. Noi abbiamo bisogno di misure straordinarie, poteri straordinari sul modello del Ponte Morandi a Genova, cioè misure veramente di semplificazione. Se non vengono inserite ora, quando dobbiamo inserirle? Quanto dobbiamo aspettare? Secondo l'indagine Governance Poll 2020 realizzata per il Sole 24 Ore, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio starebbe guadagnando popolarità e sarebbe al 6° posto nella classifica dei governatori. Tra i sindaci di capoluogo, l'unico a perdere consensi, seppur di poco, sarebbe proprio quello di Teramo, Gianguido D'Alberto. Anno, se non di più. Marco Marsiglio guadagna popolarità e quanto emerge dall'indagine nazionale Governance Poll 2020 commissionata dal Sole 24 Ore. Il presidente della regione Abruzzo sarebbe al 6° posto per consensi nella classifica dei governatori. In vetta alla lista quello del Veneto, Luca Zaia, fanalino di coda Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. Rispetto al 10 febbraio 2019, giorno in cui Marsiglio fu eletto presidente della giunta regionale, il governatore abruzzese ha guadagnato l'1,4% di consensi, passando, secondo il sondaggio, dal 48 al 49,4%. L'indagine pubblicata sul Sole 24 Ore non riguarda solo i governatori, ma classifica anche i sindaci dei capoluoghi di provincia. In tutto ne sono 106. In Abruzzo il più popolare sarebbe Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, che si piazza al 19° posto della classifica generale con il 58,7% dei consensi, un incremento del 5,2% rispetto a quando è stato eletto. A seguire Umberto Di Primio, sindaco uscente di Chieti, al 30° posto con il 56,7% di gradimento, più 1,7% rispetto a 5 anni fa. E poi Carlo Masci, primo cittadino di Pescara. Masci è 44° in classifica con il 54,7% di consensi. Anche lui ha guadagnato punti, più 3,4% rispetto al giorno dell'elezione. Il sindaco meno apprezzato tra quello dei capoluoghi abruzzesi è Gianguido D'Alberto, primo cittadino di Teramo, al 58° posto della classifica generale con il 53%. Poca o nessuna differenza rispetto a quando gli elettori lo nominarono amministratore. D'Alberto ha perso lo 0,3% dei consensi. Il sindaco di capoluogo più popolare d'Italia sarebbe Antonio De Caro, sindaco di Bari. Il meno gradito invece è Leo Luca Orlando, primo cittadino di Palermo. I migranti che vivono a Il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri ha deliberato movimenti e nomine di prefetti su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per quanto riguarda la nostra regione ed in particolare la prefettura di Chieti. L'attuale prefetto Giacomo Barbato assumerà l'incarico di direttore centrale per l'amministrazione generale presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, lasciando dunque la prefettura di Chieti. Al suo posto Armando Forgione, che assume le funzioni di prefetto. A Pescara, dopo il pensionamento del prefetto Gerardina Basilicata, è stato nominato invece Giancarlo Di Vincenzo.
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro la Regione Abruzzo, salvaguardati i ristoranti sui trabocchi che ora potranno essere ampliati. I trabocchi potranno essere ampliati, lo stabilisce la Corte Costituzionale che ieri ha respinto il ricorso del governo contro la legge regionale relativa al recupero e alla valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese. La Corte Costituzionale stabilisce da un lato che il ricorso sia tendenzialmente generico, dall'altro che la norma non sia affatto in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Insomma, la legge impugnata dal governo dopo l'approvazione del Consiglio regionale è stata riconosciuta legittima, salvi i ristoranti sulle macchine da pesca che ora potranno anche ampliare la passerella. L'assessore regionale al demanio marittimo e al paesaggio, Nicola Campitelli, parla di sentenza storica. La legge è stata pensata, ideata e votata in soli 30 giorni, ha dichiarato Campitelli. La conferma da parte della Corte Costituzionale consolida il percorso di salvaguardia dei trabocchi, ha concluso l'assessore. La battaglia legale intrapresa da Roma contro la Regione Abruzzo era stata avviata dal primo governo Conte, a trazione Lega 5 Stelle. Si terrà nella giornata di domani presso l'ospedale di Pescara l'autopsia sul corpo di Alessio Carulli, 42 anni, lo speleologo originario di Arielli, deceduto sabato scorso nella grotta di Risorgiva a Rocca Morice, dopo che la cavità naturale era stata invasa dalla piena. Il sostituto procuratore Fabiana Rapino, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, questa mattina ha conferito l'incarico alla dottoressa Federica Merola, che se non ci saranno intoppi domani appunto eseguirà l'esame autoptico. Carulli era rimasto bloccato nella grotta durante un'esplorazione insieme ad altre due persone che sono invece state salvate. La seconda commissione della Regione Abruzzo ha approvato il provvedimento amministrativo che riguarda il piano di assetto naturalistico della riserva naturale regionale Pineta d'Annunziana di Pescara. Piano che era stato messo a punto durante la consigliatura Alessandrini. Ascoltiamo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che di quella giunta è stato il vice sindaco. La seconda commissione ha approvato oggi il piano di assetto naturalistico della riserva dell'Annunziana che arriverà in consiglio mercoledì della prossima settimana. È un fatto rilevante e importante perché tanti sono stati nel corso degli anni i piani che però non hanno completato il loro percorso, fin dal 2001. Questo piano di assetto naturalistico è stato votato dal Consiglio Comunale, giunta di centrosinistra, un grande lavoro portato avanti dall'assessore Paola Marcheggiani il 13 novembre del 2018. Purtroppo a quasi due anni di distanza arriva in giunta il provvedimento arriverà in consiglio la prossima settimana. Restano fuori due aspetti rilevanti a mio avviso. Il primo, che riguarda eventuali corridoi meritevoli di tutela da inserire, era previsto nella nostra delibera di consiglio comunale, oggi abbiamo avuto la certezza che a due anni di distanza la giunta non ci ha ancora lavorato, per cui bisognerà riprendere questo percorso. E il secondo è il famoso articolo 13 del piano di assetto naturalistico, che prevede appunto nella zona D1 una fascia dunale per la riconnessione, diciamo, con la riserva. È previsto nel piano di assetto, era previsto anche in un progetto che riguarda il lungomare sud della città di Pescara, però da giorni abbiamo saputo che con un ordine di servizio, senza modificare il progetto, l'area dunale da realizzare tra i due stabilimenti è stata soppressa e di qui naturalmente ci sarà la nostra ferma opposizione prossimamente in futuro in regione e in consiglio comunale per fare in modo che quell'area dunale venga reinserita nuovamente in questo progetto. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie B perché è arrivato in città nel corso della notte il neo allenatore del Pescara Andrea Sottile. Da oggi al lavoro, nel pomeriggio ha diretto la prima seduta di allenamento per preparare il match di venerdì contro il Perugia. Contratto fino alla fine di questa stagione per l'ex allenatore di Livorno e Catania, cui il presidente Sebastiani affida il compito di centrare quanto prima il traguardo della salvezza. Andrea Costantini.
Primo giorno in biancazzurro per Andrea Sottil, neotecnico del Pescara, chiamato a sostituire Nicola Legrottaglie e a risollevare il morale di una squadra che era ripartita bene dopo il lockdown, ma che nelle ultime tre partite ha frenato in termini di risultato, un solo punto, ed ha visto il divario della zona playout accorciarsi a tre punti. Sottil sarà affiancato dal suo staff, il vice Simone Baroncelli, il collaboratore Salvatore Gentile, il preparatore atletico Cristian Bella, i quali anche loro ieri hanno risolto il proprio contratto con il Catania. Stamani per tutto lo staff tecnico tamponi e test sierologico, quindi Sottil ha incontrato la dirigenza biancazzurra, pranzo in un ristorante della città e nel pomeriggio il primo allenamento per preparare il match di venerdì contro il Perugia. Si ripartirà dalla difesa 4 e probabilmente dal 4-3, ma prima il tecnico vorrà prendere confidenza con un gruppo che già in parte conosce. Spesso lo scorso anno è stato al Poggio per vedere gli allenamenti del figlio Riccardo. Una opportunità straordinaria quella di Pescara per debuttare in B e senza alcuna remora per un contratto che scade già alla fine di questa stagione. Il presidente Sebastiani è stato chiaro: vogliamo essere liberi di scegliere per il prossimo anno. Sottil ha queste 6 partite per lavorare bene e convincere Sebastiani, Repetto e Bocchetti che proprio lui può essere una soluzione anche per il futuro. Così Sottil ieri sera ha raggiunto telefonicamente nel corso della trasmissione Replay. Io sono molto molto contento. Pescara è una grandissima piazza, per me è una grandissima possibilità lavorativa e quindi arrivo a Pescara molto molto carico, molto determinato, consapevole di allenare una squadra secondo me che ha qualità, che non merita quella classifica, però è chiaro che bisogna anche essere realisti e cominciare a fare punti e a cominciare da venerdì. Il presidente, siamo stati subito d'accordo. Io vengo a fare queste 6 partite e penso solo a queste 6 partite e il mio obiettivo è centrare innanzitutto i punti che ci tengano lontani dalla zona pericolosa e poi farne il più possibile, quindi non precludere niente. Quindi la concentrazione mia è solo su queste 6 partite, poi la società mi valuterà, faranno le loro considerazioni. Io sono molto sereno, ma non c'è nessun problema. E ieri sera, nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato appunto dell'accordo con il neoallenatore e ha fatto capire che l'eventuale riconferma di Sottil passerà dalle 6 gare che mancano da qui alla fine del torneo cadetto. In campo ci vanno i giocatori, anche loro devono fare la loro parte al massimo, dando tutto quello che hanno in queste 6 partite, mettendoci forse un pizzico di cattiveria agonistica in più, perché noi forse molte volte ci crediamo troppo belli, troppo più belli degli altri, per cui bisogna capire che il campionato di Serie B è un campionato che qualche volta bisogna anche dare dei calcioni o magari mandare la palla in tribuna e la partita è finita. Se poi noi sull'1-1 a Pisa vogliamo battere il fallo laterale di fretta, perché non sappiamo, siamo in 10, non sappiamo che cosa vogliamo fare con quella palla, poi rischi che prendi il gol e perdi il gol e a casa con una sconfitta. Quindi in queste cose qui l'allenatore diciamo che c'entra e non c'entra, quindi anche i giocatori devono avere la loro responsabilità e devono stare attenti, perché in campo ci stanno loro poi in fin dei conti. Cioè, Sottil viene qui e fa il fenomeno, soprattutto se convince noi della società, me, Bocchetti e Repetto, che è un buon allenatore, perché no? Ma noi non vogliamo, in questo momento non volevamo legarci a nessuno oltre questo periodo, perché vogliamo prendere delle decisioni in tranquillità, soprattutto perché certi ragionamenti vanno fatti conoscendo gli allenatori, conoscendo i loro metodi, conoscendo un po' tutto quello che un allenatore fa, come si comporta, come lavora in campo. Noi queste cose le vogliamo vedere, adesso ci sarà questo mese di tempo, probabilmente alla fine di questo mese prenderemo una decisione che possa anche essere quella di confermare il mister per un altro anno, come potrebbe essere quella di ci siamo conosciuti, abbiamo fatto anche quello che dovevamo, però non ci piacciamo, per cui ognuno a casa sua, ma
questo fa parte un po' di quelle che sono le decisioni che un club credo debba prendere in tutta tranquillità, perché e poi chiamare un allenatore oggi, dire ti faccio il contratto anche per il prossimo anno, non è che quello significa qualcosa in più rispetto a chi ti dà un'opportunità per queste 6 partite e ti chiede di fare 6 partite almeno. Bisogna guardare i risultati e bisogna guardare dove ti trovi, non dimenticando però quello che abbiamo detto prima, perché ribadisco, se questa squadra avesse avuto per 2 mesi buoni l'organico al completo, probabilmente oggi stavamo parlando di altro. Ma questo non lo dico per dare nessuna giustificazione a quello che è stato fatto fino ad oggi, lo dico perché sono convinto di quello che sto dicendo, perché questa è una squadra che, ribadisco, dalla ripartenza del campionato ad oggi ha fatto, se non vado errato, 4 partite. Abbiamo pareggiato contro l'Empoli, che è una squadra, una signora squadra, abbiamo vinto una bellissima partita con la Juve Stabia, e le 2 sconfitte che abbiamo ottenuto, che abbiamo fatto purtroppo, non sono state, purtroppo perché c'è ancora di più rammarico, non sono state sconfitte pesanti, schiaccianti, dove tu dici ok, hanno messo sotto, sono stati più bravi, no, non è stato così. Quindi tutto sommato questa squadra, anche in un po' di confusione, in un po' di marasma generale, ha comunque dato quello che doveva dare. Infatti oggi ai ragazzi ho detto non vi posso rimproverare nulla sotto questo aspetto, perché comunque l'impegno l'avete sempre messo, fisicamente è una squadra che sta bene. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di fare questi 6-7 punti che servono e chiudere questo campionato, che speriamo che si chiuda il prima possibile, perché ribadisco, una stagione così travagliata non mi era mai capitata, quindi mi auguro che non si ripeta. Sempre in Serie B, brutte notizie per il Trapani, perché oggi la Corte Federale d'Appello ha inflitto un altro punto di penalizzazione alla società siciliana per non aver pagato nei termini previsti le mensilità dei propri tesserati nei mesi di gennaio e febbraio del 2020, scadenza che era il 16 marzo scorso. La Corte Federale in videoconferenza ha accolto il reclamo proposto dal procuratore federale e dunque ha annullato la decisione impugnata, condannando il Trapani alla sanzione di 2 punti di penalizzazione invece che uno solo in classifica, da scontarsi proprio nella corrente stagione sportiva. Per effetto di questo ulteriore punto di penalizzazione il Trapani scende a quota 31 punti in classifica, viene agganciato dal Cosenza, Trapani che peraltro sarà avversario del Pescara la terz'ultima giornata della stagione regolare di Serie B il prossimo 24 di luglio, società siciliana che provvederà a presentare ricorso dinanzi al collegio di garanzia del CONI. Andiamo in Serie D adesso, perché Massimo Epifani allenatore e Matheus Dos Santos centravanti sono colpi da 90, quelli piazzati dal Notaresco. In Serie D attive molto anche Pineto e Castelnuovo, in ritardo Giulianova e Vastese che devono ancora perfezionare gli assetti societari. Si anima il mercato della Serie D e gli ultimi giorni hanno visto molto attive le società teramane. Il Notaresco ha ufficializzato la guida tecnica. Si tratta di Massimo Epifani, il cui incarico era da tempo ventilato ed ora è stato ufficializzato. Per Epifani si tratta di una sorta di ritorno a casa, avendo già allenato l'allora San Nicolò, con cui ha conquistato una vittoria del campionato di eccellenza e 2 qualificazioni ai play-off di Serie D, con una finale raggiunta nel 2015, persa con il Fano dopo aver eliminato la San Benedettese. A Notaresco Epifani ritrova il presidente Salvatore Di Giovanni e il direttore generale Alfredo Natali, e per il tecnico pescarese è un po' come riprendere da dove ha lasciato, visto che nell'ultimo campionato fu esonerato dal Pineto proprio dopo la sconfitta di Notaresco. Una mossa, quella del ritorno di Epifani, che dice tanto di come la società rossoblù, che ha accarezzato il sogno Serie C nella stagione che si è appena chiusa, voglia essere ancora protagonista, e dopo un tecnico quotato come Epifani, che nel suo pedigree ha anche panchine di Serie B, Pescara e Serie C,
Fano. Ecco un altro colpo da 90, il centravanti brasiliano Matheus dos Santos, voluto fortemente dal DS Paolo D'Ercole, che già lo aveva avuto con sé a Francavilla nella seconda parte della stagione 2018-2019. Lo scorso anno a Vasto, dos Santos ha già indossato in Abruzzo anche le maglie di Giulianova, Chieti, Avezzano e appunto Francavilla, e nel girone è una garanzia da 15-20 gol. A lui il compito di far dimenticare le giocate di Marco Sansovini. Due gli innesti del Pineto del patrone Silvio Brocco, il DG Roberto Giammarino ha tesserato all'under Davide Verdesi, centrocampista classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli e proveniente dal Porto d'Ascoli. E poi l'esperto difensore classe 85 Davide Salvatori, colonna del Notaresco nelle ultime due stagioni, nelle quali ha collezionato 54 presenze e 5 reti. Prime mosse anche per la neopromossa Castelnuovo, il responsabile dell'area tecnica Claudio Cecchi ha messo a segno due colpi, il portiere Vittorio Natale, classe 2001, nell'ultima stagione al campo basso dopo essere cresciuto nel Teramo, e il centrocampista Leonardo Gentile dal Ponte Vomano, ma con trascorsi in Serie D con San Benedettese, Folgore Veregra e Agnonese. Innesti che si vanno a sommare ad alcune conferme del gruppo che ha vinto l'ultima eccellenza, i difensori Calvarese, Terrenzio, Casimirri e Sanseverino, i centrocampisti Emili, Porrini e Bregasi e gli attaccanti Di Ruocco, De Giglio e Antichi. In ritardo invece il Giulianova con il presidente Bartolini, che da un lato pianifica la prossima stagione, dall'altro incontra imprenditori interessati a rilevare il club. Tramontata l'ipotesi Mucciconi, che potrebbe però collaborare come sponsor, Bartolini potrebbe vagliare la proposta di un'altra cordata locale. Ritardi anche a Vasto, dove ancora non si sono delineati ufficialmente piani e assetti societari, anche se da alcune indiscrezioni Franco Bolami resterà presidente e il club sarà ulteriormente rafforzato. Il candidato principale per la panchina resta l'ex agnonese Massimo Agovino. E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.